Questo piano Juncker fa talmente pena che mi viene il dubbio l'abbia scritto lei, Presidente Renzi. Com'è possibile produrre un documento così incompleto e nebuloso? Sì, perché sembra quasi scritto da un governo italiano, dal vostro governo. E sembra addirittura che questo governo abbia infettato l'Europa di una distruttiva peste bubbonica in pieno stile medievale. Sì, perché qui una cosa è chiara, è l'Italia che ha infettato l'Europa. Mi scusi se non parlerò sempre con lei, ma parlerò anche un po' con i cittadini che ci seguono da casa, perché sono tantissimi e non credono soprattutto più alle sue fandonie, neanche quando dite che Incalza è il miglior ingegnere di questo paese. Scusi se mi permetto. Perché forse sì, è il migliore per rubare, non certo per amministrare, e questo lo dovete dire agli italiani. I cittadini devono sapere che voi ci tenete all'oscuro di ciò che fate in Europa e di ciò che decidete. Per questo ci sono istituti come la Corte dei Conti Europea, la cui funzione è proprio quella di vigilare sull'uso dei fondi pubblici e migliorarne la sua gestione finanziaria, che è stata chiamata ad esprimere un giudizio su questo famoso piano Juncker, ovviamente il piano delle bugie. Per noi la Corte dei Conti Europea è una fonte autorevole, perché le istituzioni di controllo vanno ascoltate e non solo quando fa comodo, come fate voi, come fate per esempio con la Corte dei Conti italiana, che vi dice spesso che le vostre coperture finanziarie sono fasulle e finte, soprattutto quando scrivete anticorruzione, ma poi di corruzione ne fate tutti i giorni. Dunque, la Corte dei Conti Europea commenta in questi giorni sul piano con queste parole: mancano la natura legale e la spiegazione sul funzionamento. Sarebbe opportuno dare una definizione di capacità di sopportazione del rischio dello stesso fondo. Sì, perché secondo i rilievi dell'organismo di Bruxelles, il rischio di mancato recupero delle spese delle banche europee per gli investimenti della BEI, che gestirà in prima persona il piano, è interamente a rischio. Tali spese non sono definite e possono essere aumentate dai costi di gestione sostenuti dalla BEI quando finanzia il Fondo Europeo per gli investimenti. Dice ancora, poiché non vi è alcun limite alla durata del FEIS, il totale consolidato dei costi di gestione è sconosciuto e per lo più senza tetti. In sostanza mancano garanzie e soprattutto coperture in pieno stile italiano. Io non so se l'Italia abbia infettato l'Europa, ma questo è quello che scrive la Corte dei Conti. Sembrano voi. Inoltre, il comitato responsabile della selezione dei progetti e l'identificazione delle opere da finanziare col piano Juncker, questo tale IUB, è concepito come l'unico centro responsabile per le analisi tecniche e le questioni legate al finanziamento dei progetti. Ma per la Corte dei Conti Europea occorre chiarire come l'EIA porterà valore aggiunto e come si coordinerà con gli altri esperti. Cioè non è chiaro e non specifica nemmeno la natura giuridica di questo ente e la sua struttura operativa. Peggio degli accordi che voi fate con altri paesi esteri. Ma se entriamo nel dettaglio, troviamo dei rilievi ancora più agghiaccianti e che toccano direttamente la pelle dei cittadini. Per esempio, articolo 1, si parla delle imprese, no? Le piccole e medie imprese, chiaramente piccole e medie imprese che per l'Europa vuol dire meno di 3.000 dipendenti, poi viene qua il vicepresidente della BEI e ci dice che per l'Italia in realtà non sarà meno di 3.000 ma saranno meno di 250, ma a noi non basta, soprattutto perché lei, caro Presidente, lo sa benissimo che questo gap è insostenibile in Italia, sa benissimo, nonostante si occupi di altro e giustamente venga in aula per leggere i foglietti che gli scrivono gli altri colleghi invece che ascoltare i deputati. Io mi rendo conto che viene talmente poco qua che le devono lanciare i bigliettini, ma forse lei non ha spiegato al Parlamento europeo che l'Italia è fatta dal 95% di piccole e medie imprese che hanno ben meno di 3.000 dipendenti o forse non ha spiegato che per il tessuto sociale italiano le PMI sono molto importanti, ma forse perché lei, come ha dimostrato col suo governo, non è interessato a questo tema, non è assolutamente interessato e lo vediamo tutti i giorni, lo vedono soprattutto le centinaia di aziende che chiudono tutti i giorni. In pratica, vabbè, io sono contenta e felice che lei legga un libro
che lei legga un libro mentre sta in aula. Però noi saremo più... E che neanche alzi la testa quando un deputato le parla. Ma io andrò avanti lo stesso perché la gente da casa ci segue. La web TV della Camera ha raggiunto un sacco di contatti. O forse sta leggendo le intercettazioni di Incalza, non lo so. Lei parla di investitori esteri. Io le chiedo perché non cerca quelli italiani. Forse non cerca quelli italiani perché sa che quelli italiani qua non ci possono mettere neanche più un soldo, perché la pressione fiscale è alle stelle, perché questo governo sostiene solo Confindustria, perché questo governo non sostiene l'energia rinnovabile, non sostiene il sociale, non sostiene nulla di tutto quello che lei annuncia in queste aule. Forse sarà per questo. E quello che lei definisce effetto moltiplicatore, che l'Europa chiama effetto moltiplicatore, è per il motivo, e questo è il motivo per cui si riferisce a privati, è una fandonia. Non è possibile per noi che il pubblico c'è quasi solo per l'assunzione di rischi, mentre la garanzia è tutta degli investitori privati. Cioè il pubblico lo usiamo per garantire e per mettergli i rischi sulle spalle, il privato per fare reddito. Benissimo. Stiamo parlando comunque dello 0,8% del PIL europeo, per noi è decisamente poco per affrontare la crisi, per questo Parlamento invece bastano, per lei probabilmente bastano, per questa Europa basta. Noi i numeri della crisi li conosciamo bene, lei forse li conosce un po' meno. Non si capisce per quale motivo l'FSI sia chiamato a emettere titoli per finanziare il piano Juncker, ma il discorso su titoli europei come gli Eurobond è ancora un tabù. Così come non si capisce perché la BCE crei 60 miliardi al mese di liquidità, ma non si possa pensare a un quantitative easing con finalità un po' diverse, magari fiscali e non solo monetarie, perché solo queste che a voi interessano. Vedere una Commissione europea che nega qualsiasi intervento politico di indirizzo pubblico al piano di investimenti, mentre promette una tournée in giro per il mondo per racimolare risorse private, è abominevole. Questa è l'Europa che lei vuole, questa è l'Europa di cui lei ha parlato durante la sua fantastica campagna elettorale delle europee. Per noi no, questa non è l'Europa che vogliamo. E vorremmo e gradiremmo che lei alzasse questa testa. Perché sa, in un'intervista di qualche giorno fa del vicepresidente della BEI, sul Sole 24 Ore, gli veniva chiesto cosa deve fare l'Italia per uscire bene sul piano Juncker. E lui rispondeva, per le grandi opere l'importante è avere progetti fatti bene e ridurre le incertezze politiche. Con il MEF stiamo lavorando molto bene in partnership. Ma scusi, in che modo? Le grandi opere, l'importante è avere progetti fatti bene per ridurre le incertezze politiche. Ma lei gliele ha spiegato che cosa succede sulle grandi opere italiane? Lei glielo ha spiegato al vicepresidente della BEI che la corruzione nelle grandi opere e la mafia è quello che porta avanti questo paese? Lei glielo ha spiegato che in questo paese lei non fa una legge anticorruzione proprio per sostenere le grandi opere? O che ha un ministro che andava a braccetto e va a braccetto con un uomo arrestato? Questo gliel'ha spiegato? Io vorrei una risposta. O poi c'è anche un'intervista sul Sole 24 Ore di Padoan che dice state tranquilli perché l'Italia ha già prodotto una lista di progetti di interesse nazionale e progetti fatti in comune con altri paesi di tipo infrastrutturale e di sostegno alle PMI. Ora, noi non vediamo il suo ministro Padoan da mesi in quest'aula, non si è degnato neanche durante l'ultima legge di stabilità di appoggiare il suo fondoschiena su quella sedia. Però fa le interviste al Sole 24 Ore dicendo che ha consegnato degli elenchi di infrastrutture. Ma quali elenchi? Quali opere? Lei ci deve dire quali opere questo paese vuole finanziare, perché sa... Se ancora una volta ci parlerà di TAV, se ancora una volta ci parlerà di grandi opere tipo Mose... Tipo Expo, io le assicuro che è a rischio, ma non solo lei e il suo governo. Lei è a rischio perché non è possibile continuare. Non rida, lei è a rischio perché purtroppo la magistratura andrà avanti a sottolineare
come il suo governo gestisce le consulenze, come il suo governo gestisce i soldi del... I soldi dei cittadini italiani. Del paese. Prego, prego, deputata, vada avanti, deputata. Perché ancora guardi, un minuto. Sì, un minuto. In questo minuto potrei parlare di tanto altro, ma dico che ovviamente Presidente, che sono sempre qui alla sua destra, più o meno ore 1:30, 2, le sue parole sono decisamente vuote e continua a gestire l'Italia come cosa vostra. Gliel'abbiamo già detto, ma glielo ripetiamo. L'unica tendenza che invertirete e che se continuate così facendo vedrete è che invece di andare in ferie con i voli di Stato andrete tutti a Poggio Reale, a Regina Coeli, a cominciare dai suoi ministri. Brava! Perché, Presidente, l'incantesimo, come dice lei, Presidente, come dice lei, l'incantesimo si è rotto. E le volevo chiedere che ore sono, grazie.